Ciao ragazzi, questo è un video molto speciale perché è un video di metà settimana. Di solito ne faccio uno ogni settimana e stavolta, in via del tutto eccezionale, ne faccio due. Tutto questo perché questi giorni mi è capitata una cosa. Sono stata praticamente invitata a un convegno di mutismo selettivo. Però non so se potrò partecipare, perché devo vedere i miei impegni e tutto. Fatto sta che ho deciso di fare questo video perché nel caso non potessi partecipare, c'è sempre la mia testimonianza, diciamo, di quello che ho vissuto io, perché io voglio essere d'aiuto agli altri. Anzi, quando ero pieno nel mutismo, ho promesso a me stessa che se l'avessi superato sarei stata d'aiuto agli altri e avrei aiutato altre persone a superare questi blocchi in qualche modo, condividendo la mia esperienza, cercando di stare vicino a queste persone, perché io voglio veramente fare qualcosa. E quindi, se per caso non potrò esserci a questo incontro, grazie a questo video spero di condividere qualcosa, le mie emozioni e trasmetterle agli altri. Intanto c'è da dire che per me non è stato semplice uscirne, perché il problema è stato segnalato in ritardo dalle maestre un anno e mezzo dopo. Poi i miei genitori comunque mi hanno portato sempre di qua e di là, però alla fine nessuno ci aveva capito niente con me. Però alla fin fine sono riuscita sempre a migliorare. Questo grazie al mio fidanzato. Perché grazie a lui? Ma è semplice, perché, come per dire, cioè, mi è stato, diciamo, vicino. Poi non è che ha preteso da me, diciamo, cose che non gli potevo dare. E poi anche quando io gli ho parlato dei blocchi, non è che lui ha fatto arrivederci e grazie, cioè ha cercato di capirne ancora di più. Infatti anche lui sta iscritto a un gruppo sul mutismo selettivo, anche se lui non è mai sofferto di questo disturbo, proprio per capire che cos'è, per capire come aiutarmi a uscirne. Infatti all'inizio avevo serie difficoltà anche con lui, diciamo. Poi ne sono uscita attraverso i videomessaggi, perché lui comunque non è di qua, ma è del Molise. E quindi non ci vediamo spesso, e quando non ci vediamo, noi comunichiamo attraverso i videomessaggi. Perché è come stare a contatto con quella persona, anche se comunque si è a distanza, no? Che è quasi come vedersi, perché praticamente tu vedi quella persona, gli mandi un video, quell'altra ti risponde con un altro video. È molto comodo per chi casomai c'ha qualcuno distante. Un nuovo mezzo di comunicazione. Comodo, secondo me. E niente, praticamente io ho voluto provare con i videomessaggi. All'inizio avevo serie difficoltà perché comunque era sempre un qualcosa di nuovo per me, quindi avevo difficoltà. Poi però alla fin fine ci ho preso gusto e adesso mi piace, anzi preferisco di più fare i videomessaggi che non i messaggi normali. E questa cosa mi ha aiutato. Poi quando è successo che ci siamo rivisti, di persona proprio, stranamente ero un'altra persona molto più aperta, cioè riuscivo a parlare di più, molto di più. Ero irriconoscibile con lui però, perché non sapevo come sarei stata con gli altri. Perché poi quando ho rivisto lui praticamente il corso di pittura non ancora lo ricominciavo, quindi praticamente non sapevo se andando là come mi sarei comportata. Però con lui sono stata, diciamo, aperta.
praticamente. Poi è successo che praticamente dopo lui ovviamente è ripartito e io non sapevo, cioè, se questa cosa era soltanto con lui o con altre persone. Fatto sta che quando sono andata a pittura, la prima lezione, praticamente che noi abbiamo ricominciato a gennaio proprio, da giugno che non si è fatto più niente. Ho notato che anche lì comunque mi sono comportata, diciamo, bene, meglio, più aperta. Infatti ho fatto una tela dove ho raccontato praticamente il primo appuntamento con questo ragazzo, proprio ispirandomi alla mia storia d'amore che sto vivendo. E alla fin fine ho fatto un discorso davanti ai miei compagni, cosa che l'anno scorso non ero in grado di fare. Però quest'anno ci sono riuscita. Poi mano a mano sono andata sempre meglio, perché infatti mi ricordo che il discorso l'ho fatto, però con i foglietti, cioè praticamente mi ero scritta tutto. Sempre sotto consiglio del mio fidanzato. Invece adesso vado sempre più tranquilla, senza niente, diciamo, senza che scrivo niente, perché tanto sono comunque tranquilla. E poi diciamo che io non so se potrò prendere parte a questo incontro oppure no. Praticamente un incontro libero dove se voglio posso anche andare a assistere semplicemente, mica per forza devo parlare. Però io voglio veramente dare una mano, dare un mio contributo, perché comunque io so quello che ho passato, quello che ho dovuto sopportare per il mutismo, perché è brutto soffrire di un qualcosa per tanti anni. E quindi volevo aiutare, diciamo, anche altre persone, casomai dando la mia testimonianza, perché io non lo so, semplicemente se parlando di videomessaggi, chissà dall'altra parte se lo aiuto oppure no, perché i videomessaggi hanno aiutato a me, però non so se aiuteranno anche altre persone. Magari sì, magari no. Non lo so, io parlo per esperienza personale, però mi va di condividere questa cosa con gli altri. Infatti mi ricordo che in passato, cosa che non c'entra niente col mutismo selettivo, però una cosa pure che voglio condividere con voi è che ho sofferto di bullismo. Mi sa che ne avevo già fatto un video sul bullismo, però stavolta è più dettagliato. Praticamente tornavo a casa tutti i giorni con i lividi alle gambe per i calci che mi tiravano, e alle superiori invece ho subito più bullismo psicologico e ho rischiato anche di essere in un certo senso importunata sessualmente, perché c'era un ragazzo che ha cominciato a toccarmi le parti intime, io non mi sapevo difendere perché ero nel pieno del mio mutismo, quindi mi sono messa così senza dire niente. E quello comunque mi toglieva il braccio con la forza e continuava a toccarmi. E io non sapevo che pesci prendere, perché praticamente stavo in una classe diversa dalla mia, perché tutti i miei compagni erano andati in gita, io per l'ansia non ci sono voluta andare e quindi mi hanno messo lì, stavamo vedendo un film, anche l'insegnante era nuova, cioè non la conoscevo io, non era mia l'insegnante. E alla fin fine, dopo c'è stata la ricreazione, io avevo una faccia un po' sconvolta, i professori, quelli che mi conoscevano, mi hanno visto, mi hanno detto se qualcosa non andava. Io che andava tutto bene, perché un pochettino parlavo, anche in ansia, casomai un po' bassa voce, però un po' avevo cominciato pure a comunicare a scuola. E quando sono tornata a casa l'ho raccontato ai miei genitori di questo fatto e loro volevano andare a scuola per far finire il mondo. Io però ho detto di no perché mi vergognavo di quello che era capitato. Cioè proprio mi vergognavo, perché ho detto, ma cavolo, questo mi hanno toccato le parti intime, io ma come faccio a dirlo ai professori? Un'esperienza imbarazzante, però è stata una cosa che mi è costata cara, perché comunque
Anche se è un'esperienza imbarazzante, secondo me bisogna comunque parlare con qualcuno. Io ne ho parlato con i miei genitori perché comunque io ho sempre raccontato tutto, però anche con i professori secondo me glielo dovevo dire. Magari non proprio io, magari i miei genitori, però è andata così. E poi diciamo che ero vittima dei bulli. Diciamo sempre fino al quinto superiore, anzi, fino al quinto e oltre, perché? Perché quando ho finito la scuola, praticamente, sono stata accusata fino a 2 anni fa, 3 anni fa quando è stato, da alcuni vecchi compagni di classe, di cose che non avevo fatto. Cioè, io mi sto bello tranquillo a casa mia, una persona mi deve venire a rompere le scatole che io ho fatto delle cose che praticamente non ho fatto. Fino a quando ho deciso di bloccarli. Tant'è vero che non volevo neanche fare la mostra. Questo è un altro merito che va al mio fidanzato. Perché? Perché dico, ma io faccio la mostra. Se lo vengono a sapere i miei vecchi compagni, perché quelli comunque avevano la tendenza di tenermi d'occhio, diciamo così, si possono pure arrabbiare, casomai me la faranno pagare perché io ho fatto questa mostra perché loro non potevano vedere che io riuscivo nella vita. Che poi comunque una mostra così alla fin fine. Però sempre. Poi cavolo, hanno messo l'articolo sul giornale. È uscito il catalogo e io comunque mi sono sentita in ansia. Il mio ragazzo, calmati, calmati, calmati. Alla fin fine, siccome mia sorella va alla stessa scuola che ho frequentato pure io, i miei genitori sono andati là per parlare. E i professori sapevano della mostra che avevo fatto io. Però io non gli ho detto niente, perché comunque io col passato ho deciso di rompere, più o meno. Forse perché mi ha fatto troppo soffrire che ho detto basta, non voglio proprio più sentirne parlare. Infatti io ho invitato qualche vecchio professore, ma non tutta la scuola, certo, però là tutti quanti sapevano della mostra, io comunque mi sono messa agitata. Però non c'è motivo, perché se io ho fatto la mostra, ho fatto un'altra cosa, e un'altra persona si vendica con me, come è successo già in passato. Il problema è di quella persona, non certo mio, perché io mi faccio i cavoli miei. Fatto sta che da quando ho bloccato i miei vecchi compagni vivo molto meglio e non, stranamente non mi arrivano più insulti da nomi sconosciuti. Cioè, stranamente. Io questa esperienza, diciamo, del bullismo, non so se... se deriva dal fatto, diciamo, che ho sofferto di mutismo selettivo oppure no? Perché una persona può anche soffrire di bullismo, ma non soffrire per forza di mutismo selettivo o altro. Cioè, tanta gente è vittima di bullismo, però parla, sa difendere tutto, non significa nulla. Semplicemente ho voluto condividere perché comunque l'esperienza che ho vissuto io tra il mutismo selettivo e il bullismo è stata, secondo me, un'esperienza peggiore. Perché? Perché se per esempio io soffrivo solo di mutismo selettivo, casomai, o solo di bullismo, era meglio, ma soffrendo di tutte e due queste cose insieme è stato un casino, perché io avevo il problema che non riuscivo a difendermi, a parlare, a rispondere, più il problema di altre persone che se la prendevano con me. Infatti è nelle mie intenzioni di fare un quadro. Appena ho tempo, un dipinto, dove racconterò la mia storia del bullismo, perché anche se è una storia brutta, perché è un'esperienza che io comunque non voglio ricordare, voglio dimenticare e basta, perché è stato orribile per me, però ritengo che è sempre un'esperienza che va casomai archiviata e tirata fuori con l'arte, secondo me, anche se è brutta. Questa esperienza, diciamo, di tirare fuori, diciamo, con l'arte mi è venuta tipo 2 anni fa, quando ci stavano delle ragazze, però non della scuola,
altre ragazze che io credevo mie amiche, però poi si sono rivelate false perché casomai inventavano delle scuse per non venire qua, non mi invitavano ai loro compleanni. Alla fin fine si erano comportate male, non che io devo pretendere che una persona debba per forza essere amico mio o altro, però permettimi, ma dillo dall'inizio che non vuoi, non che tu te ne approfitti di me, che vieni qua soltanto per mangiare. E a un certo punto mi sono urtata, sono andata a pittura perché io avevo fatto un ritratto praticamente di queste ragazze. Quando credevo che fossero mie amiche, così un ritratto proprio preciso, che non sembrava arte, ma più artigianato. Poi è successo questo casino, io mi sono arrabbiata e ho strappato il ritratto loro. Proprio l'ho strappato, l'ho praticamente rovinato. La mia mamma mi fa: portalo lo stesso. Io devo portare a pittura un disegno che praticamente è rovinato. E lei giustamente dice sì. Vado a pittura, l'insegnante lo vede e dice: questo ti farò fare la tua prima opera d'arte della storia, perché è fatto con sentimento. Cioè tu ti sei arrabbiata con quelle ragazze, hai strappato questo e ti faccio vedere che opera verrà fuori. Alla fine, praticamente, ho preso una tela. Ci ho incollato questo dipinto tutto strappato, rovinato, e praticamente è venuto fuori un qualcosa che io non mi aspettavo, perché io credevo di averlo rovinato quel disegno, non di creare qualcosa di grande. Quindi lo stesso voglio fare col bullismo, cioè creare un qualcosa che racconta in un certo senso la mia storia, perché io voglio raccontare la mia storia e trasmettere la mia storia, perché io ritengo che il mio vissuto o il vissuto di un'altra persona non debba essere perso, anche se è un qualcosa di orribile, ma è sempre un qualcosa che abbiamo vissuto noi, quindi secondo me va raccontato con l'arte, con la danza, che è lo stesso arte. Con le parole, con le poesie, con tutto. L'importante è tirare fuori la nostra essenza.